Prima all'Hotel Vesuvio con la stampa e poi con la presenza dei calciatori del Napoli in una multisala partenopea, Filmauro ha presentato l'anteprima di Benedetta Follia, il film di e con Carlo Verdone, in sala dall'11 gennaio. È la settima collaborazione tra Aurelio e Luigi De Laurentiis con l'attore e regista, che nel film è Guglielmo, uomo di specchiata virtù, proprietario di un negozio di articoli religiosi alta moda per vescovi e cardinali. La sua Lidia, devota consorte per 25 anni, decide di mollarlo per la sua commessa proprio nel giorno del loro anniversario. La nuova commessa del negozio, dopo una prima serie di vicissitudini, è Luna, la bravissima Elenia Pastorelli, che lo aiuterà anche nella ricerca della nuova anima gemella nel vorticoso mondo delle app e degli appuntamenti al buio. Aurelio De Laurentiis, una vita ormai con Carlo Verdone, cinematograficamente parlando, cosa tiene in vita questa benedetta follia di ritrovarsi insieme per inventare un film molto difficile? Un reciproco rispetto e la consapevolezza che insieme si lavora in maniera intelligente ma anche divertente, perché lavorare con Carlo è sempre un divertimento, è un susseguirsi di momenti da ricordarsi storicamente, perché basta che lui ti accenna un racconto, ti fa sempre ridere, ti fa sempre centro. E allora durante queste riunioni mega galattiche che durano dalla mattina alle 10 al pomeriggio alle 6, se tu non ridessi nemmeno due o tre volte sarebbe tutto quanto di una estrema noia mortale. Invece quando poi si creano dei contenuti creati appositamente per il pubblico, e quindi dove il pubblico si dovrà riconoscere, e poi bisogna farlo con quella sapiente leggerezza dove i canoni della commedia all'italiana vengono rispettati, ma dove però bisogna anche ogni tanto spingere il piede sull'acceleratore per non prendersi troppo sul serio e per non annoiare chi ti sta a guardare o chi ti sta a sentire, perché ormai c'è il vezzo anche a cinema di tirar fuori il telefonino e di cominciare. Io me ne accorgo dalle varie lucette che si illuminano, dico: ma che c'è lì? Ma che maleducazione però. Ma maleducazione per noi perché veniamo da un'altra generazione, per loro no, perché sono nati partorendo con un telefonino in mano, no? Sono stati proprio partoriti col cellulare in mano, dalle mamme che intanto si autofotografavano, no? E quindi voglio dire, ormai siamo tutti interconnessi, e quindi noi cerchiamo di insegnare attraverso questo film a chi non lo sa ancora come addentrarsi nel mondo delle app, ma c'è chi invece dirà: ma roba ormai super. Lo sappiamo perfettamente, il mondo delle app è un mondo coinvolgente e sconvolgente. E come si farà poi a scoprire quella tenerezza che c'è in fondo all'idea dell'amore, che poi è il grande tema di questo film? Più che l'amore è l'affetto, il bisogno di vincere la solitudine che proprio questa dimensione tecnologica purtroppo impone. Sì, però è una solitudine che riguarda chi all'improvviso si sveglia da un letargo e si trova abbandonato da un proprio caro. E non è la solitudine che noi di una certa età riflettiamo e vorremmo attribuire ai giovanissimi, perché noi crediamo che siano in solitudine solitaria, sempre legati con questi cellulari o via internet. In realtà loro sono molto più up to date con la realtà che li circonda di quanto non lo fossimo noi, perché noi lo eravamo soltanto per stimoli e esempi familiari o per indottrinamento scolastico. Invece loro sono direttamente connessi con questo oceano di grande così conoscenza, che poi percepiscono per quello che possono percepire, ma che comunque è un qualche cosa di veramente travolgente. Quindi io non lo vedrei sempre soltanto unicamente come un fatto negativo. In questo film chiaramente si estremizzano le posizioni, perché si utilizzano le app per far fare un viaggio molto divertente nell'assurdità di alcune contaminazioni al nostro attore beniamino Carlo Verdone, il quale si trova in una situazione che mio figlio poi vi racconterà meglio di me e che è abbastanza non rara nel panorama delle famiglie italiane. Sono 25 anni di matrimonio, ma ci amiamo come se fosse il primo giorno. È da un anno che io mi vedo con un'altra persona. Chi è questa persona? Silvana!
tua madre c'ha una relazione con la mia commessa, è una cosa normale. Il personaggio di Verdone, che viene abbandonato proprio il giorno dell'anniversario del matrimonio, 25esimo anniversario, viene abbandonato dalla moglie per un'altra donna. Quindi viene sconvolto il suo mondo, le sue sicurezze. All'improvviso nella sua vita arriverà una trentenne, Ilenia Pastorelli, che gli sconvolgerà la vita, perché verrà assunta a tempo determinato per 30 giorni da Carlo Verdone, perché è una ragazza da un'umanità incredibile. Infatti si renderà conto che il personaggio di Carlo Verdone è completamente depresso e gli cambierà la vita, lo porterà a incontrare le donne con il mondo nuovo delle app, questo nuovo mondo in cui Carlo si cimenterà e che lo porterà in maniera completamente diversa a degli incontri forse più freddi, ma freddi perché improvvisi. E in verità poi, come qualsiasi incontro, Carlo si troverà in delle situazioni tragicomiche, un po' perché è una commedia, un po' perché anche rispecchia il mondo odierno di oggi, che è un po' folle, un po' pazzo, un po' così veloce e bruciato. Sono mesi che stiamo senza commesse. Sono venuta a parlo, non so. Lui si è un mastico, eh? Lo vedo. Hamburger all inclusive. Che sì. Dice? Sono assunta. Sei riuscita a vendere la madre Teresa? Erano 10 anni che ci riuscivo. Ma perché era madre Teresa? Sì, mia moglie mi ha lasciato per una donna. Ah, vabbè, lesbica. Sarò senza speranza. Ah, però dove non c'è speranza ci sa Love It. Ma guardi che bel profilo che gli ho fatto, eh. Io ho calato l'età dei 10 anni, mo' leve tra le donne domani così le donne. Carlo Verdone, qual è stata la sua prima reazione quando ha visto questa sceneggiatura le hanno sottoposto? Beh, le sceneggiature erano due storie. Tutte e due erano abbastanza intriganti, poi alla fine ho scelto, non erano sceneggiature, erano idee di soggetto. Ho scelto questa idea perché mi riportava a quei film che amo tanto, quelli dove tutto è al femminile, io sono un po' al centro della situazione con tante donne che circolano intorno e quindi mi è sembrato il film che dovevo fare, anche perché venivo da film sempre un po' al maschile, gli ultimi, Posti in piedi in paradiso, l'abbiamo fatta grossa, quindi avevo voglia di confrontarmi con delle attrici. Benvenuto! Che sei, Gianfranco? Chi? Sbagliato civico, scusa. Dimmi che c'hai il preservativo. 2001. Raffaella, questa è una rosacea. 4 mesi di cortisone mi ha fatto fare, eh. Il taxi. Questa è una matta. No, 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 no. È una storia dove l'amore c'è sempre. C'è in maniera un po' eccessiva, comica, con le applicazioni, con gli incontri con queste donne. L'applicazione me la mette lei, la commessa del mio negozio, me la mette nel telefono e mi spinge ad incontrarle. Quella è la parte comica e non si va da nessuna parte. Però poi dopo iniziano invece dei colpi di scena e degli incontri con donne invece di maggior spessore e quindi la situazione cambia. È un film sulla grande richiesta d'amore che c'è da parte della gente, di amore vero, di amore sincero, di condivisione di passioni, di condivisione di tante cose. Cose che oggi mancano purtroppo. Ecco. Ilenia Pastorelli è stata un'attrice capace di avere questi due registri, quello della commedia e anche quello un po' della tenerezza. Sì, assolutamente sì. Il primo giorno di riprese abbiamo fatto subito una scena che era drammatica per lei. Io ero, non preoccupato, però ero curioso di vedere come se la sarebbe cavata, è stata semplicemente perfetta. Già il primo giorno ho capito che sarei andato tranquillo perché aveva superato una delle scene più delicate del film. E poi la parte quella più leggera, quella più simpatica, quella più in dove lei è dinamica e caciarona, è venuta benissimo. Lei è molto brava perché ha una gestualità naturale, è molto spontanea, è molto, molto, molto vera, eh. E questo è un valore aggiunto. Ilenia ha vissuto questa parte come una sorpresa, perché la telefonata in realtà non è arrivata dal regista ma dal produttore.
Sì, è arrivata da Aurelio, io stavo facendo la spesa e sinceramente non l'avevo neanche riconosciuto inizialmente e mi ha detto ti aspettiamo qua, c'è una sorpresa. Io non ho pensato subito a Carlo, avevo pensato magari a un film di Natale, insomma un altro tipo di film. E poi quando sono arrivata in ufficio e ho visto Carlo, Guaglianone, Menotti, no, mi sono emozionata perché insomma per me ecco, sono stata da sempre una grandissima sua fan e quindi sono cresciuta con i suoi film e quindi per me è stato sicuramente un bel regalo. Quali attrici femminili che hanno recitato con Carlo l'hanno appassionata di più come spettatrice? Beh, allora c'è il film Maledetto il giorno che ti ho incontrato con la Bui che mi è piaciuto moltissimo proprio per le varie dinamiche, insomma molto divertente, e lei insomma è una delle mie attrici preferite. E poi c'è insomma la Jessica di Viaggi di nozze, la mitica Gerini, che non posso non citarla. Ma guarda, secondo me Carlo ha questa capacità di esaltare tutte le attrici femminili che lavorano con lui, e ne esalta anche ti tira fuori l'anima, il cuore, perché lui dà il cuore, quindi di conseguenza in qualche modo sei portata a entrare in empatia con lui e quindi anche il personaggio secondo me risulta più efficace. Io cambio da così a così, se fida. Io voglio vivere, mi sono stufato, devo recuperare quello che ho perso l'uno. La posso invitare a bere una cosa? Ma che ci sta provando? Come dice? M'ha scambiato sicuramente per un drogato indepravato. Ah, vabbè, come tutti gli ex mia, vabbè, quello si recupera, dai. Ma che è? Paracetamolo? Sì. Ma dove l'hai messo? Nel posto più bello del mondo. Ridammi il telefono. Non posso. Hai messa te la vibrazione, ma che vuoi da me?